Appuntamento con Marco San Micheli, lo conosciamo ormai, il nostro rappresentante di Zero, che ogni giorno ci racconta quello che dobbiamo assolutamente fare durante la giornata di questa meravigliosa settimana del Salone Immobile. Beh, oggi Zero va sicuramente in via San Gregorio a vedere che cosa ha combinato la rivista icona degli anni 90, ovvero Wallpaper, e poi va a tazzare, come si solleva dire sempre negli anni 90, in via Varese al Pink Bar, dove Bitossi Ceramiche, un colosso della ceramica d'autore italiana, ha rivestito di rosa un intero bar e offre un simpatico cocktail non solo a chi ha l'invito, ma anche a chi ha voglia di divertirsi e incontrare persone. E poi appunto venerdì si balla sicuramente, come abbiamo ricordato più volte, nei locali più interessanti di Milano, come il Dude o come i Magazzini, ma anche ad Elita, il festival che sceglie la settimana del design per portare a Milano i DJ più interessanti della scena internazionale. Sai qualche nome? Puoi anticiparci qualche nome? Di sicuro c'è questa sera Theo Parrish. Ok, perfetto, benissimo. Invece stiamo vedendo tutti i giorni la tua puntata di Sveglia Maestro, che ci diverte, che ci piace moltissimo. Oggi di che cosa ci parli? Oggi siamo andati a trovare Gio Ponti, l'architetto del Pirellone, l'architetto milanese per eccellenza. L'abbiamo fatto andando allo showroom Molteni. Molteni è un'azienda del distretto della Brianza, una signora azienda che quest'anno compie 80 anni e che per l'occasione ha rieditato una poltrona di Gio Ponti. Ne abbiamo parlato con Francesca Molteni, ma abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare in showroom una star internazionale, Ron Gilad, che è un designer israeliano che anche quest'anno presenta nuovi prodotti per la Molteni. E poi, come costume per Sveglia Maestro, abbiamo chiamato un giovane designer, Gabriele Basei, con il quale abbiamo fatto le pulci al maestro. Perfetto, vediamo subito. Sveglia Maestro è in compagnia di Francesca Molteni. Francesca, dove siamo? Siamo a Milano, il giorno prima del salone, nello showroom Molteni Dada, che ospita quest'anno, come sempre, le anteprime del Salone del Mobile, quindi nuovi prodotti realizzati da Molteni e Dada in occasione del Salone, che poi entreranno in produzione, insomma, a breve. Quest'anno abbiamo deciso di ampliare la collezione Molteni Gio Ponti, che l'anno scorso è stata presentata anche qui in anteprima con 8 pezzi, con una nuova seduta, anzi una versione poltrona e sedia di un prodotto disegnato da Gio Ponti nel 1970. È uno strano oggetto su cui siamo seduti ed è una sedia di poco sedile, una seduta pensata da Gio Ponti per case moderne all'interno di un progetto che si chiamava La Casa Adatta, pensando proprio al mondo che negli anni 70 cambiava, quindi un mondo che diventava più semplice, con case più piccole, quindi con il bisogno di avere anche mobili che si adattassero a queste case. Quindi mobili, questa sedia è pieghevole, mobili con le rotelle, mobili quindi spostabili, facili, semplici e anche molto accessibili. Come nasce il rapporto tra Molteni e la storia e la memoria di Gio Ponti? È una storia curiosa, perché Molteni, che quest'anno tra l'altro compie 80 anni, quindi è un'azienda che esiste da tanti anni, non aveva mai lavorato con Gio Ponti e con tanti altri maestri del design sì, ma mai con Gio Ponti. E questo, come dire, legame, questo rapporto si è creato negli ultimi anni grazie alla collaborazione degli eredi Gio Ponti, quindi dell'archivio Gio Ponti, sulla base di un'intuizione. L'intuizione è stata vedere una libreria che non sapevamo fosse di Gio Ponti, trovarla meravigliosa ancora oggi, scoprire che era la libreria che Gio Ponti aveva disegnato per la sua casa di Via d'Ezza a Milano negli anni 50 e da lì buttarsi letteralmente negli archivi alla ricerca di pezzi che non erano più in produzione o che non erano mai stati prodotti in modo industriale. Ecco, la particolarità di tutti questi pezzi che oggi Molteni riedita è che in realtà non sono delle riedizioni, sono quasi delle prime edizioni, perché erano oggetti che Gio Ponti aveva pensato o per le sue case, quindi per una piccola serie, oppure per progetti speciali come il Palazzo della Montecatini a Milano, nel caso della sedia in alluminio, appunto, che si chiama sedia Montecatini nel 1935.
quindi sono oggetti che appartengono a epoche diverse, a partire appunto dal 1935 fino agli anni 70 con questa nuova sedia, che coprono lo spettro di tutta la, come dire, lunga e fecondissima carriera di Gio Ponti, e che oggi possono tornare nelle case di tutti, come avrebbe pensato, voluto, desiderato Gio Ponti, con la fedeltà al maestro, quindi grande rispetto per tutto ciò che è stato il pensiero, l'anima del progetto originario, ma ripensati oggi, quindi con una serie di nuovi accorgimenti tecnologici, per esempio le guide all'interno dei cassettoni, per cui i cassetti si aprono in modo morbido e delicato, come oggi pretendiamo da ogni mobile, quindi non sono mobili vintage, sono nuove edizioni di grandi classici del passato. Siamo di solito abituati a cercare su Google qualsiasi cosa, e invece voi la novità della memoria, la novità della prima edizione o della seconda edizione di una cosa sconosciuta l'avete trovata in un archivio. Quest'anno, come ricordavi, Molteni compie 80 anni. Qual è il rapporto con la storia oggi che secondo te un designer dovrebbe avere? Temerla, aggredirla, celebrarla, distruggerla? Secondo me il rapporto con la memoria dovrebbe essere basato sulla curiosità. La curiosità vuol dire anche l'amore per le cose che si vanno a cercare, quindi essere curiosi di trovare nel passato qualcosa che parli ancora di noi. Credo che in questo senso Gio Ponti sia straordinariamente moderno o contemporaneo, perché moltissimi dei suoi oggetti hanno una familiarità, ecco, ci sembrano oggetti di casa, non hanno quella segno a volte un po' aggressivo dell'icona di design che è unica e ripetibile, che ci ha resi famosi in tutto il mondo, ma che a volte ha un segno così forte che non è facile mettere nelle nostre case, che sono già piene di cose, di memorie, di oggetti, di viaggi, di storie. Ecco, forse Gio Ponti, se vogliamo così raccontarlo anche a chi non lo conosce, ha questa particolarità di sembrarci nostro, sembrare parte della nostra storia, anche se parliamo di oggetti degli anni 50. Un'ultima domanda, parlavi di curiosità. Chi tra i designer che oggi collaborano attivamente con Molteni ha nella curiosità intellettuale, nella voglia di sperimentare un tratto caratterizzante? Anche se è qui presente, non posso che dire Ron Gilad. Credo che con Ron Molteni abbia avuto la fortuna di incontrare appunto una persona curiosa, e la cosa che mi ha stupito a proposito di memoria è stato che a volte i designer arrivano, come dire, in contatto con le aziende portando delle loro idee, delle loro proposte. Ecco, nel caso di Ron la cosa che mi ha subito impressionato è stata invece la sua volontà di capire l'azienda, la memoria, la storia, da dove venivano, certe capacità anche un po' uniche che ha Molteni di produrre mobili di qualità con un segno appunto che è ancora quello, come dire, che ci ha resi un po' famosi in tutto il mondo, ma con la volontà sempre di sperimentare. Ecco, non è un'azienda Molteni che, come dire, ha fatto del design estremo la sua cifra, però questa volontà di mettere in oggetti, come dire, quotidiani, sempre un twist, cercare sempre un quid diverso, che sia nella tecnologia, che sia nel dettaglio, nella finitura, ecco, questo credo che Ron l'abbia colto molto bene e ha portato Molteni un passo più in là. È forse il primo designer che io ho conosciuto, almeno che ha collaborato con l'azienda, che ha cercato di far fare un passo a tutti più in là, verso nuove, come dire, prospettive che vedremo. L'orizzonte di Ron Gilad è il prossimo ospite di Sveglia Maestro. Sveglia Maestro is now with Ron Gilad. Briefly, before meeting you, we had an interview with Francesca Molteni that underlined your collaboration with Molteni with several keywords, and one was curiosity. And thanks to your curiosity and your innovation, during the last years, you've been developing very interesting projects for them. What you are presenting this year with Molteni? Well, in the last year, we were working on quite a few projects.
unfortunately, most of them fell down during the development process. So I think that to start with, it's important to point that the process is varied, and it goes in many, many channels, and only few of them reach to the end. In this year, we reached almost to the end, in my opinion, with a new concept for a sofa, a secretaire, and some extensions of Grado collection that we designed in the last 2 years. How can you describe your relation with Molteni in terms of your career, how you develop your language with collaborating with the Giussano company? I think that in general, working with let's call it the big industry has its positive and negative sides. On one hand, you're being assisted by a group of passionate professionals that are doing their job for many years and can assist you with finding from technical solutions to production solutions, etc., and can actually make your fantasies come true in a way, in a very quality way. On the other hand, you cannot just think about yourself anymore, working with the industry and knowing that you need to develop products that should be mass-produced. In this way, you need to, I think, be much more reserved when developing a concept. You need to be very careful. You're trying to reach a wider market and you're trying to have maybe to sharpen your concepts to the complete minimum, to a place where on one hand it's still who you are, it's still authentic, on the other hand it can talk or appeal to many people. Have you ever been inspired by one of the Italian maestro, or can you point in the history of design or art someone that really gave you inspiration? All of them. Each one his little point. I mean, I think that you know, growing up in Tel Aviv, studying in the 80s architecture in high school, I've been exposed, I think, first to maybe Alchimia and Memphis and all these avant-garde, let's call it this way, the Italian avant-garde. I think that these people, even, you know, maybe after Ponti, Parisi, etc., were the first ones that I was able to appreciate because they were doing something that in our perception doesn't make any sense. I think that I've been hanged on these theories, but try to reduce and focus them and create my own language. But there is something in the foundation of what I do that in my opinion, completely relates to these masters. The Salone in Milano became a very huge business event and a cultural event at the same time. Be honest, what do you really like about this and what you don't really like at all about it? I think that when it comes to Salone and the point where your projects are being revealed to the wide market, I'm becoming very selfish in a way, because the only thing I care about is that, you know, you've been you and the company as a couple have been pregnant for 9 months, and suddenly this is the moment where the baby is born. So the only thing I want to see is to see my baby, you know, to evaluate it and to move on. I mean, obviously, there is much more involved in it. For instance, you know, helping the baby start growing or stop stepping, which I'm a little bit, I don't really enjoy it, to be honest with you. Sometimes, you know, I prefer just, you know, to put something on the table and to let it live its life in a way. Yeah. But you cannot. As a parent, you must
assist this thing to start grow and become what it's supposed to become. And this is the point where you're here at the fair and you're giving interviews and you're shaking hands and you're, you know, trying to be socialized. It's not necessarily who I am. I mean, I need to take many pills in order to be a good parent, let's put it this way. Thank you so much for sharing a little bit of your time with us. Una delle caratteristiche di Sveglia Maestro è quella di far incontrare un padre del design italiano con un giovane nipotino. Siamo sempre nello showroom di Molteni, seduti in un salotto disegnato da Gio Ponti e rieditato da Molteni, insieme appunto a Gabriele Basei, giovane designer. Gabriele, ti chiedo di presentarti e di raccontarci cosa fai. Benissimo, buongiorno. Allora, appunto, sono Gabriele Basei, un giovane designer. Mi sono laureato da pochissimo al Politecnico di Milano in disegno industriale. In particolare adesso sto seguendo il mio progetto di tesi, si tratta appunto del progetto Epoca Ski, un paio di sci, una collezione di sci vintage che si rifanno, diciamo, ai modelli storici e reinterpretano un po' lo sci storico in chiave moderna, quindi con nuovi materiali, con nuove forme, nuovi shape. Sono onorato di essere qui in un salotto all'italiana tutto di Gio Ponti e diciamo che Gio Ponti è un maestro eccezionale, che però lo conosciamo in una maniera un pochino diversa rispetto ai modelli standard, in quanto questi arredi, questi complementi sono stati studiati, stati progettati per case private, per piccole serie eventualmente o addirittura pezzi unici. Questo secondo me è un pochino quello che il design e il progetto di Molteni ci vuole comunicare, che il design si sta un pochino trasformando dalle grandi serie ai pezzi unici, e questo è un progetto effettivamente che va in questa direzione. Attraverso il tuo progetto Epoca Ski tu mixi e racconti insieme la storia e l'innovazione, l'artigianalità e la volontà di portare un progetto nella contemporaneità. Studiando e guardando il lavoro di Gio Ponti, non solo perché ci siamo seduti e lo stiamo godendo, il comfort della storia riportato nel presente, cosa c'è del lavoro di questo maestro che ti ispira o che ancora parla oggi alla tua quotidianità, alla tua professione? Ma senza dubbio la grande varietà di materiali che Gio Ponti utilizza. Per esempio qui vediamo, passiamo dalla pelle al metallo, al vetro, al legno, quindi tutta una varietà, proprio una variabile infinita di combinazioni di materiali, e nel progetto di Molteni possiamo vedere effettivamente che comunque con le nuove tecnologie di produzione si possono reinterpretare e si possono riproporre questi modelli anni 50 che non sono per niente superati, ma anzi diciamo che abbiamo un po' un aspetto di retromania nel design. Spesso ci vengono riproposti, ma anche nella moda, nell'abbigliamento, nel car design, abbiamo tutta una serie di riferimenti a vecchi modelli, e questo è un pochino a mio parere un pochino il futuro, perché forse tutto sommato le cose vecchie, ma non vecchie in senso negativo, vecchie nel senso buono, antiche, si possono riscoprire, possono essere molto molto contemporanee nel nostro mondo. Prima di te abbiamo sentito il parere di Ron Gilad e uno dei tratti fondamentali, come ci ricordava Francesca Molteni, proprio perché a me piace sempre sottolineare che il designer prima di tutto è un intellettuale, è la sua curiosità, la sua volontà di ricerca, di mischiare le cose e di stressare la curiosità incontrando per esempio le maestranze di un'azienda come quella che ci ospita qua, appunto, Molteni. Nel tuo progetto il rapporto con le maestranze, il rapporto con l'artigianalità, come ha influenzato il tuo progetto? Ma diciamo che è uno degli ingredienti fondamentali il riuscire a coniugare l'alta artigianalità italiana
con invece le tecnologie di nuova generazione, pensiamo al taglio laser, pensiamo alla stampa 3D, e quindi riuscire a coniugare la tradizione artigiana con dei nuovi modi di fare, e questa è un pochino forse la chiave anche del mio progetto stesso. Adesso sto cercando in tutti i modi di creare una rete fatta di artigiani, possibilmente io li sto cercando locali, quindi nelle aree che sono state selezionate, con invece delle tecnologie diverse, e questo è probabilmente il futuro del design, tornare un pochino all'artigianato, alla piccola dimensione comunque della produzione, ma a un'altissima qualità, e soprattutto l'artigianato e la produzione di questo tipo permette una personalizzazione massima dell'oggetto e non una standardizzazione invece della serie. E secondo me, a mio avviso, il cliente in questo ultimo periodo cerca assolutamente l'oggetto personalizzato, l'oggetto che diventa personale, e in questa collezione Gio Ponti di Molteni abbiamo comunque la riprova che non si tratta di pezzi di serie, o meglio, sono pezzi di serie, ma sono pezzi che sono stati presi da piccole serie, da piccole edizioni, da progetti fatti per case uniche. Se la sveglia al maestro la dà il presente, per il design italiano c'è un grande futuro.